Siamo qui con Marco Palacino, Managing Director per l'Italia di BNY Mellon Investment Management. Cosa caratterizza l'attuale contesto di mercato? Buongiorno a tutti. È un contesto interessante dove vediamo che comunque le obbligazioni continuano ad avere un buon supporto, sia le obbligazioni governative che le obbligazioni societarie. Dall'altra parte vediamo che i mercati azionari sono arrivati a un livello di valutazioni per cui cercano nuovi spunti per ulteriori rialzi, altrimenti vediamo un consolidamento laterale. È interessante notare alcuni eventi geopolitici nel corso degli ultimi giorni o settimane che stanno un po' pesando su i mercati finanziari. Ecco, in questo contesto quali prodotti presenterà BNY Mellon Investment Management in occasione del Salone? Beh, noi siamo specialisti negli investimenti globali, quindi pensiamo che un investitore individuale debba andare a cercare prodotti dove l'universo di investimento, sia a livello geografico che a livello settoriale, che a livello di asset class, quindi azionario, obbligazionario, sia il più ampio possibile. Quindi in questo contesto di inefficienze, dislocazioni, pensiamo che prodotti multi-asset possano avere un interesse abbastanza notevole dal punto di vista degli investitori individuali. Dall'altra parte, come dicevo, siamo ancora favorevoli al mondo delle obbligazioni, soprattutto al mondo delle obbligazioni societarie e quelle ad alto rendimento, per cui stare nella parte a breve della curva con delle obbligazioni a yield, secondo noi, è una prospettiva interessante. Dall'altra parte notiamo con favore che il debito dei paesi emergenti continua a essere molto sostenuto sia a livello di corsi delle obbligazioni che a livello di valute locali, e quindi anche su questi strumenti siamo particolarmente positivi, tant'è che abbiamo deciso oggi nell'ambito della nostra sessione di parlare della Cina e di quanto la Cina sta influenzando l'area asiatica per quanto riguarda gli investimenti nell'ambito del debito emergente. Grazie mille.